c'è un cremonese, diciamo che può essere comunque un derby di confine non dato bene tanto per te. Come la senti questa partita? Ah beh, è una partita molto sentita, noi dobbiamo cercare di stemperare un po' rispetto a quello che è l'emozione che vive la città, perché comunque dobbiamo andare in campo e cercare di essere lucidi, e però mettere anche tutto quel trasporto che la gente ci trasmetterà. E quindi direi che la vivo in modo sicuramente lucido, senza farci prendere, diciamo, così, dalla eccessiva foga, però insomma, sicuramente il trasporto che sentiremo dobbiamo sfruttarlo. Una cosa che sentono anche i tuoi compagni, ne hai parlato in questi primi giorni della settimana, se ne è parlato del fatto che c'è Verona o ci si lavora come può concentrarsi senza pensare tanto al discorso proprio ambientale? Ma no, noi lavoriamo, facciamo i nostri allenamenti e siamo concentrati su quello che ci viene chiesto durante gli allenamenti. Poi è normale che, per dire, anche a Torbole c'è sempre qualcuno che viene a vedere gli allenamenti, quindi ce lo fanno notare, insomma, che la partita è particolarmente sentita. La classifica del Brescia in questo momento che è in zona playoff, però sconta molto l'inizio stentato perché invece nelle ultime sette partite la media è la promozione diretta. Cioè non è la posizione secondo me che rispecchia il valore del Brescia, questa ottava, non è qualcosa di più. Beh, questo è sicuramente una cosa che ci auguriamo tutti, però probabilmente anche i primi tempi in cui non ci sono stati risultati hanno fatto parte di un percorso che ci ha portato a crescere. Noi in realtà pensiamo a una partita alla volta e cerchiamo di non guardare tanto la classifica, perché cioè per certi obiettivi i punti li devi fare, quindi se le altre sono più su o più giù, alla fine poi le cose ritornano, quindi noi dobbiamo concentrarci su noi stessi e tenere una buona media punti, che significa dare continuità e fare sempre il risultato, e poi dopo vedremo a che punto saremo. No, non me l'aspettavo assolutamente e mi ha fatto molto piacere. Ovviamente non è una fascia da capitano, ma è semplicemente data l'assenza di Daniele, che è il nostro capitano. L'hanno chiesto a me semplicemente perché ho un po' di partite alle spalle e quindi potevo essere un pochino un riferimento, nonostante fossi arrivato da pochi giorni, da una decina di giorni. E mi ha fatto molto piacere. Però insomma, abbiamo un capitano che è molto rappresentativo per la nostra squadra. A proposito di questa cosa, Daniele, ti ho parlato anche di Vincenzo, di classifica e tutto. È la prima volta, non so se avete pensato ancora, di fare un campionato con il riposo, quindi con la giornata in cui si riposa. Psicologicamente, voi dici, vero, siamo ottavi, però è avanti, se non ricordo male, tra quattro squadre che hanno comunque una partita in più. Cioè, psicologicamente è un po' ingannevole, perché pensi di essere magari più indietro, ma sei più avanti, pensi di essere avanti in dicembre, in realtà quando riposi ti sorpassi. È una cosa, non so come si vive. Ma sì, è un po' strana e sicuramente falsa un po' la percezione della classifica. È appunto per questo che secondo me è meglio guardare la nostra media punti, indipendentemente dagli altri che hanno magari una partita in più, una partita in meno. Con le media punti poi si ottengono i piazzamenti, quindi Ne secondo parlavamo me. due volte, prima dell'andata e alla fine della Sì. ritorno, e che punti hanno fatto le stesse Sì, infatti. partite. Per quanto riguarda invece la difesa, il Brescia comunque è una squadra che, visto che sono difensore, è una squadra che non riesce ancora a regolare il discorso difensivo, anche se è un discorso di fase difensiva, lo so, non di difensori, però soltanto una partita, se non ricordo male, è stata fatta senza, è stata conclusa senza prendere gol. Com'è possibile riuscire a trovare un equilibrio maggiore? Perché è vero che basta farne uno in più, ma sempre non si riesce a farne uno in più. Sicuramente è poco una partita senza prendere gol.
Poi ci sono state tante partite in cui non si meritava di prenderlo, per esempio la prima col Perugia, però al di là di quello ci sono state varie partite in cui non si meritava di prendere gol, cioè si meritava di finire senza aver preso gol, però secondo me passa tutto dalla compattezza di squadra e dalla concentrazione, però sono cose che cerchiamo di mettere sempre e su cui stiamo lavorando e secondo me daranno risultati. Insomma, tutto questo impegno che stiamo mettendo darà i suoi frutti. Fissato su sta cosa, che cosa può dare a un atleta aver fatto il tuo tipo di studi umanistici, adesso filosofia, ma poi tu dove che studi filosofia all'università? A Milano è statale. Cos'è che può dare Beh, a un atleta, a una persona in una realtà. Poi persona? Sì. ti porti dietro quello che sei in quello che fai. Indipendentemente, cioè, vabbè, io gioco a calcio, però insomma, penso che sia una cosa che ti porti dietro come persona prima di tutto. Che fischiano un rigore al 90esimo che non c'è, il rigore decisivo fatto, no, fallo tu che non c'era, tu con filosofia la prendi tranquillamente. In realtà ho preso un'ammonizione per proteste che non era assolutamente giusta, vabbè, però perché non avevo assolutamente insultato, però no, in realtà protesto molto senza insultare, ma cioè nel senso senza mancare di rispetto, ma faccio valere quelle che sono le ragioni. A volte sbagliamo, esageriamo a protestare per cose che in realtà poi non sono, però dal campo la percezione è quella e poi si tende sempre a vedere tutti gli episodi dal nostro punto di vista. Visto l'andamento delle partite finora, si può dire che il primo anti-Brescia, se esiste, siete proprio voi, nel senso che le partite magari le aspettate l'ultimo tempo e le riprendete, però è come se faceste poi alla fine quasi tutto voi in campo. Sì, ci sono state partite in cui abbiamo fatto male il primo tempo, bene il secondo e viceversa. O comunque in cui ci sono stati episodi che hanno cambiato la partita spesso. Quindi è in parte vero che siamo molto noi a determinare la partita rispetto a essere in balia degli eventi. Quindi questa è una cosa che può essere positiva, nel senso che è nelle nostre mani il fatto di poter determinare le partite e indirizzarle sempre a nostro favore. E che appunto della crescita siete, si parla sempre ovviamente di crescita, di svolta. Voi all'interno come vi sentite adesso, come squadra? Siamo in un momento in cui sta maturando una certa consapevolezza di essere una squadra che può dire la sua, però tutto questo lascia il tempo che trova perché poi le insidie sono dietro l'angolo, quindi più che concentrarsi sulla prossima partita non possiamo fare. Quindi a che punto siamo dal percorso lo potremo dire a fine stagione. Adesso ancora non lo possiamo dire. Noi sicuramente cerchiamo di concentrarci sulla prossima partita e fare il massimo. Cosa gli ha dato Mourinho? Beh, ha A parte i dato. risultati che sono molto. Sì, ha dato la sua impronta, che è un'impronta di grande applicazione, di concentrazione, e poi ha dato le sue idee di calcio, che sono in parte simili e in parte diverse rispetto a Suazo, quindi comunque si stava facendo un percorso che era stato penalizzato dai risultati che quelle 3 partite non erano venuti, però si vedeva qualcosa di buono. E Corini ha messo la sua idea di calcio, che in certe cose è simile, in altre è diversa, però ha molta determinazione nel portarla avanti, nel cercare di farla recepire a noi e fare in modo che la squadra non molli mai, sia sempre concentrata e determinata. Nell'ultima la curva nostra, la nord è sold out, è vero che la maggior parte degli abbonamenti come una parte è lì, però il resto è già completato e siamo solo a giovedì, a parte domenica. Cosa vuoi dire al resto dei tifosi che devono riempire il resto dell'arrivo a Monte, perlomeno la parte agibile? Cosa vorresti dire? Quale sarebbe il tuo slogan per poter far venire più gente possibile? Noi siamo contentissimi intanto che la curva
sarà piena e saremo ancora più contenti di avere tutto lo stadio pieno, però indipendentemente da quanti saranno i tifosi, il calore noi l'abbiamo sempre sentito, quindi se poi saranno sempre di più durante l'anno sarà perché saranno arrivati i risultati e sarà una conseguenza, però noi siamo contenti di ricevere il calore della gente e faremo di tutto per ricambiarlo, per farlo crescere ancora di più. Beh sì, io gradirei discutere con questa maglia. Concilio in realtà non è difficile perché il tempo c'è, è solo un po' così la costanza di portarla avanti giorno per giorno, però non è una cosa troppo impegnativa, quindi lo faccio anche volentieri, non mi toglie energie, anzi mi aiuta secondo me. Sì, Prossimo infatti. esame. Sto preparando storia contemporanea per gennaio. Fatto anche storia di Milano, per In cui statale? sì. Con Soresina. Ah, ok. Sì, vicino. Altre domande, ragazzi? Posto?